Buongiorno family, faccio tanti a cui a chi porti nome di Giuseppe e Giuseppina, a cui ti vuole onomastico e faccio tantissimi a cui a tutti papà. Buongiorno a tutti, auguri Giuseppe, Giuseppa, Giuseppina e a tutti i babbi. Stamattina le mie figlie pelose Mi ho fatto il si sono volute selfie. fare il selfie con il papà, che l'ho voluto mettere su Instagram, sui gruppi TikTok, perché loro stamattina hanno dato gli auguri al loro papà. Ora vado un attimo da mamma, ci do gli auguri a mio fratello, gli auguri a papà. E poi torno a casa perché già sono le 9 e 25 e tra 2 ore e mezza mio marito deve scappare a lavoro, per cui più di tanto da mia mamma non ci posso stare perché mio marito deve andare a lavoro. Vi faccio vedere una cosa che ho preso ieri a Polo da Eurospin, i pillamobili con ceratapi, che oggi mi faccio a pulirmi le botte. Mi faccio prima questa della cameretta, ieri pomeriggio mi sono fatta la cucina, mi devo pulire la tavola, le sedie, mi devo pulirmi infissi, questi qua, questi altri qua, i vetri. Mi devo pulirmi la casa come dico io e dopo mi metterò con calma quando mio marito se ne va e me lo farò. E nulla, ora scappo, vado da mamma, se non si va tatti. E eccoci family, sono andata da mamma, sono tornata, ho cucinato. Oggi voglio ciostrarmelo al meglio che posso il pomeriggio, pulirmi la tavola con le mucce sotto, sopra, tutto, le sedie, tutta, sistemarmi comunque la cucina e pulirmi le botte con i pillamobili. Avete visto, ho pulito
la porta della cameretta e la porta dell'entrata. Ora mi voglio tetticare un attimo la cucina. Come vi ho detto, i mobili sopra e sotto me ne sono fatti ieri. Devo soltanto fare la tavola, le sedie, le fissi di fuori, i vetri. E una volta che io mi faccio la cucina con tutti i vetri e i fissi, sto a posto. Logicamente sempre con questi stracci di ule suolo vecchio, e mi faccio la cucina. Dopo fatto tutta la cucina, lì fissi, vedete quant'altro, se ce la faccio mi faccio anche le altre botte, perché avete visto, le botte sono belle, a me personalmente non piace, però non posso cedere la casa quant'altro le botte. Se la casa era mia e aveva queste botte qui, io le toglievo, anche se le mettevo bianche le porte, però dovevano essere chiuse senza vetro, perché non mi piace, perché devi andare comunque a pulire pacchetta per pacchetta e anche il vetro. Però sono in affitto, mi devo accontentare. Se era casa mia, ve l'ho detto, ci mettevo le porte lisce, opache magari, però lisce oppure lucide, ma lisce, oltre il legno come questo colore qua o bianco, però senza disegni e senza niente. Però sono in una casa in affitto e mi devo accontentare di questo. Ora mi vado a pulirmi la cucina, non ve lo faccio vedere perché come pulisco la sedia, come pulisco il tavolo, ciao, ve l'ho fatto vedere, come faccio le fissi, come faccio i vetri, ve l'ho fatto già vedere, come metto tutto in lavastoviglie, mi pulisco il lavello, il piano cottura, l'avete visto, per cui sarebbe inutile farvelo vedere. Poi anche il fatto di imprendermi mentre faccio queste cose, ci vuole più tempo, perché comunque devo muovere la fotocamera in modo che mi quadri bene. Ultimamente sopra il tetto la fissa, utilizzare i guanti per fare qualsiasi cosa, non lo so perché mi sta per tetto questa fissa, per cui come vi ho detto questi li uso per lavare a terra e per fare le fissi e quant'altro. Per il bagno ho un altro paio di guanti e per la cucina ho questi qua della Fileta, che fuori sono celesti e dentro sono verdi. Ora sistemo qua. Aggiornamento delle 14:10, ho pulito un attimo la tavola, le sedie, che ho alzato anche la sette del PC, mi sono pulita tutta la tavola e ho passato anche il Tyson, perché ho detto scausamente non dovrebbe succedermi, però mettendo il piatto in lavastoviglie cade una goccia di acqua, io il Tyson dopo non lo posso passare perché il Tyson non fa passato sul bagnato. Per cui ho detto adesso mi pulisco prima la tavola, le sedie, passo anche il Tyson e ora mi dedico alla lavello, sistema i piatti, lavello e piano cottura. Mi sono fermata un attimo per bere, questo qua l'ho già pulito, ora mi devo pulire questo, il fisso qua, poi fare l'infisso questi qua e vedi. L'unica pecca, diciamo, che più dà fastidio di questi fissi è fare in queste icchine piccole, veramente ti stanchi e ci metti il doppio. Ora mi faccio questo e poi mi faccio dentro e ho finito per oggi. Però ci mi fermo qua,
Ok, vabbè, così mi devo mettere per farmi vedere. Però ci mi fermo qua perché comunque è stancante il lavoro. Le dita mi fanno male perché comunque per fare in quelle righette piccolissime devi metterci le unghie dentro con lo straccio e strofinare bene, però nemmeno vengono come voglio io. Aggiornamento delle 16:40, posso dire che ho quasi terminato di pulire. Devo lavare soltanto per terra. Mamma mia, ho messo a lavare anche l'antenna che avevo qua, perché è vero che mi ha regalato il pigiama mio marito per il mio compleanno, però mi voglio fare regalare il bastone in cucina per il mio compleanno, per cui l'ho messa a lavare, che in settimana voglio trapiantare il bastone per metterlo in cucina e metterci l'intente. Almeno per il mio compleanno vuoi avere entrambe le intente, non una sì e una no, entrambe le voglio. Per cui ho messo a lavare le tempe. Ho fatto i vetri, finalmente sono pulitissimi, ragazze. Vabbè, che io tutti i vetri me li faccio una volta alla settimana, quando faccio le pulizie settimanali. Però li fissi, cioè questi qua bianchi, non me li facevo tutte le settimane, ogni 15-20 giorni, a volte è capitato anche il mese, per colpa del tempo. Ora, fatto ciò, devo lavare solo per terra. Laverò per terra. Sta tirando un bel venticello, per cui penso che subito si asciugherà per terra. Non userò il mocio, ma lo straccio classico con la spazzola, il spazzolone, come lo chiamate voi. Questo qua. Aspettate. Fratasso lusso. Comunque lo chiamo il spazzolone, oppure la manzola, proprio spazzolone. Lavo questo con semplicemente acqua calda e ammoniaca e con lo straccio normale, però sempre utilizzando in quanti che ho pulito le porte, che ho fatto gli vissi, che ho fatto i feti. Questi qua sono i quanti che faccio per tutto, diciamo, porte, vetri, infissi e pavimento. Per il bagno già lo sapete che ho un altro paio di quanti, per la cucina ite. L'unica cosa che non faccio, perché sono già le 16:45, è il lampadario. Lo devo fare, lo so, e lo voglio fare. Se qualcosa domani mattina cerco di lavarmelo un attimo, sento che mi è rimasto soltanto lui da fare. Se qualcosa domani mattina, quando mio marito se ne va, me lo lavo un attimo, e la cucina poi è totalmente, totalmente a posto. Però devo passare due annetti per fare la cucina come dico io, perché comunque abbiamo intenzione di cambiarcela. Questa qua la butteremo, che comunque è una cucina vecchia. Io la voglio come la camera da letto uguale, perché mi voglio aiutarmi tutta casa uguale. Peccato che non c'è la cameretta uguale, non c'è la cameretta uguale alla camera da letto, se non mi avevi fatta anche quella. Comunque, papà le inciance, ora lavo per terra e poi ho totalmente, totalmente finito di fare tutto.
Ho finito di fare tutto, che erano le 17. Mi resta solo da fare il lampadario e me lo faccio domani mattina, perché mi resta solo questo da pulire. Però questo qua comunque lo cambio perché non mi piace più. Veramente questo non me lo sono comprato, me l'ha dato mio padre, ma non mi piace perché ha queste diciamo onde che voi adesso non so, ecco qua, ha queste onde e non mi piace tanto perché è più difficile da pulire, è un po' difficile da pulire. Però domani mattina mi metto, me lo faccio un attimo, poi mi faccio quello dell'ingresso, così mi finisco i tuoi lampadari e poi vedo. Mamma mia, un po' stancante, sono leggermente stanca. Ora però mi prendo un po' di caffè, mi fumo la sigaretta e finisco di fare il mio relax, che prima quando ho finito mi sono proprio rilassata completamente sul divano un'ora, non ho voluto pensare né telefono né fotocamera, niente, mi sono però ora mi rilasso mettendomi un po' vicino al computer, avete le mail, avete le cose così, magari anche avete qualche video. E poi verso le 20 iniziamo a preparare la cena. Per cena faccio queste due fettine di polpettone. Prima fatto olio, aceto balsamico, un po' di sale, l'ho mescolato e ce l'ho buttato sopra e le faccio cuocere in forno a 200, si mette a fuoco a 200 gradi per 10-15 minuti. Come vi ho detto, le faccio cuocere a 200 gradi per 10-15 minuti. Nella scolapasta, come la chiamiamo noi, o scottella, come la volete chiamare, ci sta l'insalata che ho lavato. Prima mi sono fatto una maschera perché sentivo che la pelle ne aveva bisogno, una maschera nutriente, perché sentivo proprio la pelle che necessitava di essere nutrita. E ora sto preparando la cena. Sono le 8:45, tra 5 minuti metterò anche la tavola, preparerò la tavola tra 5 minuti e poi viene lui e mangiamo. Stasera faremo la live perché ieri sera non l'abbiamo fatta, per cui la live un giorno sì e un giorno no faremo la live, perché capita quando mio marito la mattina si alza alle 4:30 per lavorare, capita che la sera ceniamo alle 19:30, si mette sul divano dopo cena e si addormenta, e non mi sembra il caso di svegliarlo per fare la live, per cui quanto fai tu uno di pomeriggio facciamo la live. E nulla, ora condisco anche l'insalata con olio, sale, aceto balsamico. Ieri poi ci siamo mangiati l'insalata, però l'ho condita con il limone. Stasera lui la vuole condita con l'aceto balsamico e la condirò con l'aceto balsamico, perché anche a me piace tantissimo l'aceto balsamico. Non lo so se fa male, però ogni tanto un po' di aceto balsamico sull'insalata oppure su una fettina di carne
me la metto perché mi piace tantissimo. Una vettura che mi piace tantissimo, che me ne mangiai tantissima, condita con l'aceto balsamico, e il finocchio. Il finocchio mi piace proprio da matta, da passa. Olio, sale e aceto balsamico. Non tanto con il limone me lo mangerei il finocchio, ma con l'aceto balsamico me ne mangerei 4, 5, 6, 7 capi di finocchio, che mi piace proprio tantissimo, tantissimo. Comunque, io ora condisco l'insalata e devo apparecchiare la tavola. La mia patatina Caterina mi ha portato anche le seppole di San Giuseppe, che le ha fatte la figlia Rosy, per farmela assaggiare. Un bacione a Rosy, un bacione a Caterina e un bacione a Ilà. Ora devo apparecchiare. Dopo una magnifica, magnifica live, io vi saluto e vi faccio ancora tantissimi auguri a tutti i papà, e a cui fanno anche le persone che hanno il nome di Giuseppe e Giuseppina. Un bacione e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!